Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Lutto terribile per Iva Zanicchi, il marito Fausto Pinna è morto. Da tempo l'uomo combatteva contro una brutta malattia, un tumore ai polmoni che non gli ha lasciato scampo. L'Aquila di Ligonchio è stata al suo fianco fino all'ultimo. Una notizia terribile che mai nessuno avrebbe voluto dare. Fausto Pinna è morto all'età di 74 anni. Il marito di Iva Zanicchi, malato da circa un anno di tumore ai polmoni, è deceduto alle prime luci dell'alba di giovedì 8 agosto 2024. Un anno fa, Iva Zanicchi aveva deciso di interrompere i suoi concerti e gli impegni televisivi più importanti per stare vicino a suo marito. Di certo Fausto Pinna è morto circondato dall'affetto della moglie e dei suoi familiari. I funerali si svolgeranno il 9 agosto alle ore 15:30 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Lesmo, in provincia di Monza Brianza. Appena la notizia della morte di Fausto Pinna è diventata pubblica, amici e fan si sono stretti attorno a Iva Zanicchi. L'Aquila di Ligonchio non ha mai nascosto l'immenso amore per il marito. Recentemente intervistata nel salotto di Verissimo, ha dichiarato: «Con lui mi sono sempre divertita tanto e ci divertiremo ancora. Ieri non stava bene per niente, sono andata fuori sul balcone e ho fumato una sigaretta. Sono rientrata in stanza. Mi sono avvicinata per dargli un bacio. Lui mi ha detto: "Lazzarona, hai fumato?". Il tumore a lui è venuto per il fumo, lui è una quercia, adesso è un fuscellino, ma io sento dentro che lui ce la farà».